Allora, il 19 di dicembre esce Amici come prima, che è il film della vostra reunion dopo 13 anni e da quello che abbiamo visto nel film sembra che non siano mai passati questi 13 anni perché c'è un grande feeling come sempre insomma tra di voi. Quindi volevo iniziare chiedendovi com'è stato tornare insomma sul set a lavorare insieme. Non sono passati 13 anni, come se fosse passato una notte. Ed è stato bello, bello, divertente e il film è riuscito molto bene. E credo che forse è uno dei film più belli che abbiamo fatto insieme, ma non lo dico perché è l'ultimo che abbiamo fatto, perché è vero, perché oltre a esserci il divertimento ci sono dentro i buoni sentimenti, c'è un po' di malinconia, di nostalgia, è una vera commedia, una commedia con dentro un pochino di cinepanettone, ecco. Io vorrei che questo film avesse il successo di cinepanettone al quale io e Massimo dobbiamo tutto. L'ultimo cinepanettone che abbiamo fatto, notare a Maioni, il cassò 25 milioni di euro. Poco? Penso un po' che noi facciamo. Io sarei contento se le facciamo metà, guarda. Ecco, per quanto riguarda la storia, ricordo un po', insomma, si ispira un po' a Mrs. Doubtfire. Volevo chiederti come hai lavorato su questa storia, cosa ti sei. Doveva essere un film diverso, doveva essere un film drammatico, senza Massimo, scritto da me insieme a Fausto Brizzi, e poi invece la produzione ha voluto farlo diventare una commedia e abbiamo trovato questo personaggio di Massimo e l'abbiamo trasformato chiaramente in una commedia, in un film comico. E certo, ci sono i richiami a Mrs. Doubtfire, a Tuzzi, a Quasi Amici, ma sai, anche in passato io e Massimo c'erano travestiti da donne, sono cose che tra i comici molte volte anni 90 tornano queste cose. Chiaramente noi parliamo di un film italiano, molto italiano, quindi non c'entra niente quella commedia sofisticata americana, è una commedia con del sentimento, ma molto molto italiana. Ecco, raccontateci qualche aneddoto divertente insomma che è accaduto sul set. Non è stato facile per me perché avevo 2 ore e mezza di trucco, quindi alla mattina arrivavo molto prima di Massimo, mi mettevano 9 tiranti in faccia, che non sai che cosa vuol dire portarli, sopra una parrucca, il busto e i tacchi. Per un uomo della mia età non era facile, però era talmente divertente lavorare con Massimo un'altra volta che lo sopportavo bene. Io per mettermi la parrucchina che avevo in testa. Ci vedevo 5 minuti. No, 5 minuti, anche perché quei 4 capelli che ho in testa, mi hanno anche la bella pure. Così bastava appoggiarla e si comprimeva la torre. Siete il re della commedia all'italiano da oltre 30 anni. Come è cambiata la comicità rispetto al passato ed è più difficile oggi far ridere rispetto al passato? Una parente. Beh, la comicità cambia come cambiano le mode, come cambia il paese. Prima si rideva in una maniera, adesso si ride in un'altra, si ride anche di altre cose, no? Però questo non spetta a noi, è il pubblico che si immedesima. I tempi una volta erano più frenetici, adesso sono più calmi nel montaggio di certi film ma la cosa simpatica è che quello che facevamo 30 anni fa si ride esattamente allo stesso modo come di oggi. Però anche è vero che è cambiato, ma il cinema anche degli altri comici è cambiato. Eravamo più giovani, eravamo ragazzi, maturi. Presentateci un po' i vostri personaggi, insomma. Ma io il personaggio mio è un direttore che parla 15 lingue, che è stato direttore dei grandi alberghi, il Savoy di Londra, il Ritz di Parigi, e che viene licenziato d'amblè così da un giorno all'altro dalla figlia di Massimo, che è un Cerbero, che vuole vendere la catena di alberghi del padre e vuole interdire il padre e venderla ai cinesi. Come mio figlio, vuole vendere. E venderla ai cinesi e si ritrova a mezza strada. E quindi per disperazione, oggi come oggi, un uomo di 60 anni si trova nella stessa condizione di un neolaureato, senza lavoro. E quindi per disperazione si presta la donna quando viene a sapere che lui cerca una badante e che paga addirittura tanti soldi. Ma io sono commendatore, commenda,
il proprietario di tutta questa azienda di Hotel Colombo, e di conseguenza mia figlia, per cercare di tenermi lontano dalle badanti, perché io non voglio badanti, io voglio delle belle ragazze, delle fresche, fresco, quelle che fanno la salette con cuori le pere, certo, è una signorina, e va bene, tutte cuori le pere, insomma, però, e allora lui si io mi presento da lui, si innamora di me, lui si innamora di me, ma questa mutando porta che invece nasce un'amicizia vera, un'amicizia che risolve anche i problemi sia della mia famiglia che della sua. Per chiudere, un invito ai nostri lettori a venire al cinema a vedere Amici come prima. Beh, questo è palese. Questo è palese, anche perché ci hanno rotto talmente le scatole. Tornate insieme, poi che siamo tornati insieme, andate a vedere Amici come prima, se no riprendiamo a calci il culo. Oh, detto papà. Detto papà. Ok, grazie mille. Ciao.